Non so se lo sai, ma Giulia è pronto a lanciare il suo primo singolo come producer, affermandosi come una delle rivelazioni della scena musicale attuale. Voi direte, come fa un producer a lanciare un singolo? Mo ve lo spiego. Ovviamente dopo la sigla. Sono Riccardo Di Viggiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il podcast a tema musica, cinema e talent più ascoltato in Italia. Ehi là, come andiamo amici di Kiwi? Tutto bene? Come vi dicevo pre-sigla, Julie, pseudonimo di Julien Boverod, è pronto a lanciare il suo primo singolo come producer, affermandosi come una delle rivelazioni della scena musicale attuale. Classe 98, nato da Aosta e cresciuto artisticamente a Torino, Julie ha iniziato la sua carriera con produzioni EDM, suonando su palchi di diversi festival. La vera svolta è arrivata nel 2018 con 4 brani prodotti per l'album Truman di Shade, aprendo la strada a collaborazioni con artisti come Oro, Mambo Losco, Fred De Palma, Alfa Mida, Ultimo Julie e molti altri. Ma se associate il suo nome a un periodo in particolare, beh, non sbagliate, perché la collaborazione con Olly ha segnato un momento particolarmente importante per la carriera del producer, che possiamo definire culminante con la partecipazione al Festival di Sanremo. Nel 2024, infatti, è tornato sul palco dell'Ariston come produttore per Il cielo non ci vuole di Fred De Palma e Apnea di Emma. Ora Julie si prepara a lanciare il suo primo singolo ufficiale, ovvero di te, in collaborazione con Olly ed Emma. Il brano uscirà venerdì 14 giugno sotto l'etichetta Capitol Records Universal Music Italy e promette di essere una vera hit estiva, fresca e immediata, perfetta da cantare a squarciagola in ogni situazione, incarnando lo stile distintivo di Julie. Con questo singolo il producer continua a consolidare il suo posto nella scena musicale italiana, dimostrando la sua capacità di creare musica coinvolgente e di alta qualità. I fan possono aspettarsi un'estate ricca di energia e melodie irresistibili grazie anche a questa nuova uscita.